Ci troviamo a metà strada tra Firenze e Roma. Per il suo profilo inconfondibile è stata soprannominata la città dei tesori. In poco più di un chilometro di lunghezza e 800 metri di larghezza si dipana una ricca e affascinante storia che va dagli Etruschi ai giorni nostri. Ha anche l'appellativo di essere la città alta e strana dell'Umbria. La gita di oggi ci porta ad esplorare Orvieto o Versna, come la chiamavano gli antichi Etruschi. Visiteremo il Duomo, simbolo della città, una delle più belle cattedrali d'Italia e del mondo. Raggiungeremo poi l'estremità della Torre del Moro, dalla quale si gode un panorama mozzafiato. Percorreremo una meravigliosa opera di ingegneria del 1527, il Pozzo di San Patrizio. Vi racconteremo di tradizioni centenarie e di lavorazioni molto particolari. Non mancherà un'escursione a Rocca Ripesena, ribattezzata la Piccola Orvieto. Faremo anche tappa in un wine resort. E per deliziare il palato entreremo in una caratteristica norcineria. E poi degusteremo i piatti tipici della tradizione orvietana. Siamo pronti a partire per una gita fuori porta. Questo comune in provincia di Terni si suddivide in due aree. La parte alta del paese, Orvieto Centro, ed Orvieto Scalo appena sotto la Rupe. Per raggiungere il centro storico, tra i vari mezzi, si può anche scegliere la funicolare. È una delle più antiche città d'Italia. I primi insediamenti si localizzarono all'interno delle grotte tufacee. Noi stiamo per conoscere l'assessore al turismo Andrea Vincenti in un luogo davvero particolare. Andrea, ci incontriamo in un posto insolito, quasi in alta quota, perché da qui si gode di un panorama mozzafiato. È vero, siamo in cima alla Torre del Moro, benvenuto ad Orvieto, David. Da qui si ammira tutto il panorama della città, è una prospettiva unica per ammirarla. Ma la Torre del Moro è anche un'altra cosa, è un punto di riferimento, è il faro che orienta tutti i visitatori e tutti i turisti che vengono a visitarci, e anche il punto di riferimento di tutti gli orvietani che si danno appuntamento qua sotto mille volte al giorno. Ci vediamo tra 5 minuti alla Torre del Moro, è una frase che si sente dire in continuazione. E poi c'è da dire che Orvieto seduce prima di arrivare proprio nel centro. È vero, noi possiamo vantare questa posizione straordinaria in cima a una rupe unica al mondo, che conquista e incuriosisce da lontano, però poi possiamo anche dire che chi viene a visitarci e soddisfa questa sua curiosità in mille modi, perché ci sono tesori d'architettura, gioielli e curiosità archeologiche risalenti al tempo degli Etruschi, tante botteghe artigiane, tante tradizioni che vivono ancora, e poi le nostre eccellenze enogastronomiche, a partire dal vino, stupendo vino bianco che porta il nome della città e che ci fa raccontare una storia unica e regala a chi ci visita un'esperienza unica. Ma Orvieto ha un monumento conosciuto in tutto il mondo, il suo Giglio d'Oro. Sicuramente sì, di tante bellezze il Duomo è la punta di diamante, è un simbolo di Orvieto in tutto il mondo, non resta che andare a visitarlo. Andiamo! Andrea, qui ci troviamo davanti al gioiello di Orvieto, il Duomo conosciuto in tutto il mondo per la sua maestosità e soprattutto per questo stile tardo medievale. Questo è il nostro simbolo, il simbolo di Orvieto nel mondo, e rappresenta e testimonia il miracolo eucaristico che è stato istituito qui nel 1264, e il Duomo è stato costruito appositamente per custodire il corporale, che è la traccia, la memoria storica di quel miracolo. Quindi si deve dire che Orvieto è la città del Corpus Domini. Oggi vengono molti visitatori
non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, che cosa trovano all'interno? All'interno del Duomo va visitata assolutamente la Cappella di San Brizio con gli affreschi di Luca Signorelli. Si deve ammirare la Pietà di Ippolito Scalza e soprattutto c'è un altro buon motivo per venire a visitarlo, sono le statue dell'Annunciazione del Mochi che da pochi giorni sono state riportate nella loro originaria posizione. Una vera full immersion in questo scrigno che racchiude arte, storia e cultura. Noi ora entriamo nel Duomo e poi proseguiremo la nostra gita alla scoperta dei tesori di Orvieto. Grazie Andrea. Grazie a voi, buon divertimento. La cattedrale di Santa Maria Assunta di Orvieto è considerata un vero e proprio capolavoro dell'architettura. Il progetto della facciata in stile romanico fu sviluppato dall'architetto senese Lorenzo Maitani, con forme gotiche nei contrafforti, negli speroni e negli archi rampanti di sostegno. L'interno è impreziosito da due cappelle affrescate da alcuni dei più grandi pittori italiani del periodo, tra le quali si può ammirare anche il famoso Giudizio Universale di Luca Signorelli. Orvieto ha dei grandi e piccoli tesori, ma ce n'è uno che da 105 anni rappresenta il salotto conviviale della città. È il Bar Montanucci, noi andiamo a conoscere Francesco, il proprietario. Francesco, questa attività ormai fa parte della storia di Orvieto. Sì, sono 105 anni che siamo, diciamo così, all'interno del tessuto orvietano e che cerchiamo di assecondare le necessità degli orvietani e anche dei numerosi turisti che ci vengono a trovare. Qui vediamo tante cose buone e sono prodotte dalla vostra pasticceria. Sì, ho la fortuna di avere una pasticceria artigianale che produce tante prelibatezze, tra virgolette, tra cui oggi ti ho fatto preparare la nostra specialità che è una torta al semolino, stata creata grazie a mio zio Nazareno con la complicità del suo pasticcere Moreno Gambelli e per la quale hanno litigato moltissimo per capire quali erano le proporzioni giuste. Comunque una base di pasta frolla con una crema al semolino al suo interno e una ganache di cioccolato fondente. E poi io qua vedo i cioccolatini, anzi scusa Francesco, io ne prendo uno, me lo porto perché questi sono di vostra produzione? Assolutamente, è l'ultima produzione nata e quella che ci sta regalando anche molte soddisfazioni dal 2005 che siamo diventati anche una cioccolateria. Francesco, noi ti ringraziamo per l'ospitalità. Grazie, è stato un piacere. Facciamo colazione insieme, la nostra gita fuori porta continua. A pochi metri dalla piazza del Duomo, adiacente alla fortezza Albornaz, si può visitare una magnifica opera di ingegneria rinascimentale, il Pozzo di San Patrizio. Fu realizzato nel XVI secolo per garantire acqua alla cittadina in ogni momento dell'anno, in caso di calamità oppure per un prolungato stato di assedio. Ideato da Antonio da San Gallo il Giovane, il pozzo è profondo più di 50 metri ed è illuminato da 70 grandi finestroni che favoriscono la discesa verso l'abisso. Si può raggiungere il fondo del pozzo attraverso una lunga scala elicoidale, studiata in modo tale che la via per scendere e salire non si incontrassero tra di loro per non ostacolarsi. Orvieto possiede un vasto patrimonio di validi artigiani. Una lavorazione artistica di lunga tradizione è quella del legno. Simbolo stesso di questa fervente attività nella città è da sempre il vicolo Michelangeli, dove sono presenti opere in legno che catturano l'attenzione dei turisti. Si possono comunque apprezzare altre opere in vicoli e strade di Orvieto. La bottega Michelangeli, erede di una dedizione alla falegnameria che si tramanda dalla fine del 1700, crea oggetti e arredi dallo stile unico che esaltano la materia del legno attraverso forme semplici, linee rigorose e dettagli inconfondibili.
Immaginate poi un vecchio teatro ottocentesco, che forse non ha esaurito la sua funzione originaria di mettere in scena rappresentazioni, trasformandosi in un'officina con strumenti avanzati e tecniche artigianali dove le idee sono tradotte in oggetti. Se il passato della bottega è imperniato sull'estro creativo di Gualbiero Michelangeli, che resta la radice più profonda dell'intera attività, il presente ha il cuore delle sue tre figlie. Dove un tempo c'erano le vecchie scenografie del teatro, oggi si trovano stanze piene di oggetti di legno, quasi una foresta inanimata che raccontano la storia di questa famiglia di artisti del legno. L'Umbria è conosciuta in tutto il mondo per il frutto di una vera e propria arte, la norcineria. Se si viene ad Orvieto non si può non entrare in una norcineria, ci sono tanti prodotti tipici che fanno parte proprio dell'eccellenza umbra. Giuseppe, ce li descrivi? Ma certo, partiamo con un prosciutto di cinghiale, in realtà è una mocetta, è un pezzettino di magro del prosciutto. Io ho studiato una mia tecnica, come puoi vedere abbiamo aggiunto un misto di verdure dell'orto, si intende, però che gli conferiscono un profumo e una particolarità. È dolcissimo, è molto molto gustoso. Immaginiamo. E poi? E poi abbiamo due tipi di capocollo. Il capocollo classico che viene salato per saturazione mettendolo sotto sale per un paio di giorni più o meno e aggiungendo anche qui spezie e quant'altro. La nostra differenza è che abbiamo creato un prodotto che è particolarissimo e che non è sotto sale soltanto per due giorni, ma bensì per un mese. Sono riuscito ad avere un prodotto dolcissimo di sale che però assimila tutte le spezie che aggiungo nella marinatura. La particolarità di questo è che io aggiungo anche vino e cognac. Un sapore che sconfina quindi anche con altri prodotti. E poi c'è una tua specialità. Allora, una mia specialità. Questo qui è un filettino di maiale. Ho pensato di affumicarlo. Questo è un prodotto fantastico. Viene ben apprezzato dai miei clienti e devo dire che ci ho avuto belle soddisfazioni. Ma le peculiarità di questa norcineria non finiscono qui, Giuseppe, perché qui vedo altri due prodotti. Sì. Queste sono eccellenze, perché questo prosciutto è vecchio di ben 3 anni. Quindi ha un profumo, un aroma, un gusto, una delicatezza e all'interno troviamo anche dei cristallini bianchi, si trovano anche nel parmigiano e sono cristalli di calcio. Questo invece è qualcosa di estremamente particolare e devo dire che è anche raro averli perché sono maiali di un peso molto 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 elevato. La particolarità di questo prodotto è che io non tolgo il grasso. La sua particolarità è che il grasso gli conferisce una delicatezza e un gusto che è meraviglioso. Su una fetta di pane tranquillamente anche fredda è buonissimo, su una fetta di pane addirittura caldo è un crostino fantastico. E questi sono i sapori dell'Umbria, della tradizione, con Giuseppe Menichetti che ci ha fatto scoprire appunto grazie questa norcineria. La nostra gita fuori porta prosegue. I think I gotta go. I'm sure I gotta go. But come for me, baby, before we go. Abbiamo esplorato un luogo di rara bellezza, con una storia antichissima dove tutto alimenta il desiderio di osservare, conoscere, assaporare. Ora ci troviamo a pochissimi chilometri dalla città, questa è considerata la piccola Orvieto. Siamo a Rocca Ripesena, un borgo incantevole dove il tempo sembra davvero essersi fermato e da qui si gode di un panorama mozzafiato, perso tra le verdi colline dell'Umbria, la Toscana e del Lazio. Di antiche origini, presenta ancora oggi la tipica struttura urbanistica del borgo arroccato intorno al castello, distrutto nel Medioevo.
Rocca Ripesena viene chiamata la piccola Orvieto proprio perché il borgo sorge ai piedi di una rupe gemella della maggiore orvietana che mira verso Levante. Comode passeggiate, percorsi di trekking, sorgenti naturali, aria salubre e tranquillità. Il tutto condito con coltivazioni di vini bianchi, rossi e olivi. Collocato in posizione strategica, visitiamo l'Alta Rocca Wine Resort. Questa struttura è molto più di un hotel. L'Alta Rocca Wine Resort è circondato da 11 ettari tra vigneti ed uliveti. Un tipico casale in stile umbro trasformato dalla passione di Sabrina ed Emiliano in un posto magico, dove rilassarsi in un'ampia e aperta valle verdeggiante. Alta Rocca Wine Resort, ovviamente il vino è il protagonista, ne parliamo con Emiliano, il proprietario. Che cosa producete qui? Allora, qui produciamo sia vino sia olio extravergine d'oliva. È un'azienda agricola biologica che produce i vini di Orvieto, quindi le DOC di Orvieto, Orvieto Classico e Classico Superiore, un rosso DOC orvietano e tre vini a marchio Umbria e GT. E inoltre produciamo l'olio extravergine d'oliva nel nostro frantoio internamente alla proprietà. Questi prodotti poi si possono trovare all'interno della nuova SPA con la vinoterapia e l'olioterapia. Esatto, abbiamo voluto portare i prodotti dell'azienda agricola biologica nel benessere e quindi abbiamo realizzato una linea cosmetica partendo dai prodotti, dai mosti e dalle olive biologiche, e quindi c'è una proposta di prodotti di trattamenti benessere sia a base di olio che a base di vino. E quindi ci si può proprio immergere? Esattamente, ci sono dei tini di legno in cui è possibile fare il bagno immersi nell'olio o nel vino. Quindi spa, salus per aquam, ma anche per vino e olio, magari proprio qui all'Alta Rocca Wine Resort. Grazie Emiliano. Grazie a voi. Torniamo in città, perché abbiamo ancora tante curiosità sulla cucina tipica orvietana. Per conoscere il legame tra l'arte culinaria e il territorio di Orvieto incontriamo Sandra delle Grotte del Funaro. Ben arrivato. Grazie Sandra, questo è un luogo così suggestivo, che cosa facevano qui? Questo è un luogo storico molto antico, qui è stato scavato dagli Etruschi, erano delle vecchie cave etrusche, gli Etruschi prendevano il tufo dal sottosuolo per costruire le case fuori. Poi facciamo un bel salto, arriviamo al periodo 1400, sopra c'era la famiglia dei Medici di Firenze e qui ci facevano le funi. Perché le funi? Perché Orvieto aveva due porti importanti, il porto fluviale del Tevere e il porto di Orbetello, per cui queste funi, le corde fatte di canapa, venivano fatte qui. In più sopra Orvieto non c'è acqua, per cui venivano fatti pozzi, vedi appunto Pozzo di San Patrizio, per tirare su l'acqua, per cui per le bestie, per le navi, eccetera. Dal 1980 l'abbiamo trasformato in ristorante. E noi oggi siamo qui proprio per assaggiare e degustare queste ricette di Orvieto. Benissimo, c'è il nostro chef Alessandro che ti sta aspettando per assaggiare le nostre specialità orvietane. Ok, io vado da Alessandro, noi ci vediamo dopo per l'assaggio. Benissimo, ti aspetto. Alessandro, lo chef delle Grotte del Funaro, noi siamo qui perché ci preparerai alcune ricette tipiche e tradizionali del territorio. Sì, facciamo alcune ricette tipiche, ti prepariamo una tagliatella fatta in casa, fatta a mano, con un ragù di cinghiale. E poi ti facciamo assaggiare uno spezzatino sempre di cinghiale, che è un piatto tipico della zona, fatto in maniera particolare in agrodolce, che è una ricetta qui del locale. Ti faccio assaggiare poi alla fine un piatto nostro tipico, che è una sorpresa. E allora non vedo l'ora di assaggiare il tutto, iniziamo? Benissimo.
Ringraziamo lo chef Alessandro per queste fettuccine dall'aspetto invitanti, non resta che assaggiarle. Benissimo, Davide, il tempo di cottura e te le faccio assaggiare immediatamente. Le promesse dello chef Alessandro sono state più che mantenute. Sandra, che cosa troviamo su questa tavola imbandita? Allora, per prima cosa troviamo le tagliatelle che tu già hai visto preparate dal nostro chef Alessandro. Poi ti voglio far assaggiare il cinghiale in agrodolce, che è una ricetta antica che il nostro chef ha rivisitato. E poi mi diceva che c'era anche una sorpresa. Certamente, abbiamo i nostri tozzetti, che sono dei biscotti fatti con delle nocciole che si mangiano inzuppandone nel vinsanto. Sandra, noi ti ringraziamo per l'ospitalità qui alle Grotte del Funaro. Grazie a te, David. Stiamo per assaggiare questi piatti, la puntata di Una Gita Fuori Porta si sta per concludere e se vi siete persi qualcosa prendete appunti.